L'industria pugliese aumenta la sua influenza sul prodotto interno lordo regionale, ma è costretta a licenziare dipendenti che per la maggioranza non sono soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro. Questa è la fotografia scattata dalla FIOM CGIL, che ieri ha presentato a Bari i risultati di un'indagine condotta su 5 stabilimenti: Fiat Powertrain di Foggia, CNH di Lecce, Magneti Marelli, Bosch e Orlei con Graziano Trasmissioni di Bari. Nel complesso sono stati analizzati 314 questionari. Dall'indagine emerge che nel 2014 il contributo del settore industriale alla formazione del PIL regionale è stato del 13,5% contro una media nazionale del 18,6%. Per quanto riguarda l'industria metalmeccanica, nel 2014 si è fatto ricorso a 16 milioni di ore di cassa integrazione, 2/3 delle quali attribuibili al settore metallurgico. Quanto all'andamento dell'occupazione, dal 2009 al 2013 si registra una riduzione di circa 8.000 addetti, da 62.000 a 54.000 unità, ovvero il 12,7% in meno nella sola industria metalmeccanica e in particolare nella fabbricazione dei prodotti in metallo, nell'industria autoveicolare e delle macchine e degli apparecchi meccanici. Gli occupati aumentano unicamente nel comparto aerospazio. Secondo l'indagine della CGIL, i 3/4 dei lavoratori intervistati hanno dichiarato che negli ultimi anni la loro condizione di lavoro non è migliorata. Le ragioni? In primo luogo l'aumento dei carichi di lavoro, poi l'incertezza del rapporto di lavoro e infine un aumento dei rischi di infortunio.